Benvenuti all'apertura della sezione arti performative di Super Sentieri Neobarocchi Tratte Design. Stasera con l'installazione di Francesco Schiavulli e con questo omaggio a Jan Fabre apriamo questa ulteriore finestra sui sentieri neobarocchi. Noi abbiamo ancora due tappe che sono quelle degli antefatti cosiddetti, cioè tutta questa attività che abbiamo messo in moto arriva da un lato un momento di chiarimento di quelli che sono stati gli artisti che hanno già dato, per così dire, e parlo degli artisti salentini, da qui la mostra di Torino Caputo, ma soprattutto quelle che verranno in chiusura adesso di Giancarlo Moscara e di Fernando De Filippi, che vanno a seguire invece tutta questa attività che ruota attorno in questo momento al nome di Jan Fabre. Si apre in una maniera piacevole, felice, da parte nostra all'arte invece contemporanea. Il progetto, come poi verrà meglio spiegato da chi mi seguirà, è un progetto che si inserisce nel progetto più ampio finanziato dalla Regione Puglia, al quale però hanno aderito con gioia la provincia di Lecce e per la provincia il museo, insieme con i cantieri di Coreglia. Tende a valorizzare l'arte contemporanea, mentre l'organizzazione del museo si è occupata soprattutto di un'arte non proprio di autori non proprio attualissimi, contemporanei, ma degli anni 60, 70, no? Invece il cantiere di Coreglia si occupa della rivoluzione di artisti invece contemporanei. Ci piaceva l'idea a noi organizzazione di aprire questi spazi ricchi di storia all'arte contemporanea, ed è uno sguardo che non finirà con queste tappe. Come ha detto Donino Cassiano, questa è una delle tappe del progetto Super Sentieri Neobarocchi tra Arte e Design, ma non si chiuderà con questo progetto e con queste tappe il nostro sguardo all'arte contemporanea. Proseguirà invece e diverrà permanente, perché proprio con la felice occasione del festeggiamento dei 30 anni del Museo Sigismondo Castromediano, museo diciamo tradizionalmente di arte antica, apriremo invece il museo di una sezione di arte contemporanea e di autori salentini, di artisti salentini contemporanei. Quindi questo è un momento che il progetto è un momento preludio a questa nostra apertura all'arte contemporanea.